Le scene e le fonti in UBS Studio. Cosa sono le scene e le fonti e come si creano? Lo scopriamo dopo avervi ricordato che su Chiocciolina Smirne 909 Luigi ci sono contenuti extra, risorse extra. Insomma, ci sono delle cose che qui su YouTube non ci sono. Facciamo il punto chiaro. Cosa sono le scene? Le scene, immaginiamo che stiamo guardando un programma televisivo, sono dei pezzetti, sono delle inquadrature, ad esempio, non so se avete visto un programma televisivo dove una volta viene ripreso l'ospite, una volta il presentatore, una volta tutti e due, una volta lo sfondo, eccetera. Esattamente in OBS Studio sono proprio queste. Vedete che io vi posso mostrare lo schermo, il faccione, i ringraziamenti. Andiamo a vedere come si impostano. Lo facciamo con un nuovo OBS Studio. Io creiamo delle scene, dai. Quindi andiamo a rinominare. Andiamo a creare prima io la scena. Faccione. Bene, vediamo un po' se riusciamo a collegare questo, lo stacchiamo e lo riattacchiamo. Benissimo, vediamo un po'. Poi creiamo un'altra scena che la chiamiamo ad esempio. Come scrivere? Eccolo qui, lo chiamiamo ad esempio schermo. E un'altra scena che la chiamiamo schermo più faccio, lo chiamiamo così. Bene, una volta scoperte cosa sono cosa sono le fonti? Le fonti sono proprio queste, ad esempio nello schermo, vediamo un po'. Poi vi faccio vedere anche le mie impostazioni alla fine. Vedete, se io posso scegliere di rilevare la fonte cattura video, ovvero il faccione, lo posso mostrare o meno in questa maniera. Bene, poi possiamo andiamo a vedere cosa sono le fonti. Quindi nella scena faccione ci andiamo a mettere una fonte. Dispositivo di cattura video, la rinominiamo ad esempio. Dobbiamo essere molto ordinati a rinominare scene e fonti, perché sennò diventa una tragedia. La rinominiamo ad esempio webcam. Ok, andiamo a prendere una webcam, vediamo se carica. Praticamente la andiamo a mettere tipo così, beh così, perché ho la webcam, questa webcam il 4/3, non è quella che mi state vedendo nel cerchio, ma è questa, la Logitech C920, esatto, C920. Vabbè, poi la scena schermo, mettiamo cattura lo schermo, ok, lo selezioniamo, io posso, prendiamo quello che è principale, ovvero questo, effetto matriosca che non vi deve assolutamente preoccupare, che c'è già un tutorial riguardo a questo. Nella scena schermo più faccio, non andiamo a prendere le scene duplicate, ma andiamo a mettere la scena schermo, la blocchiamo e andiamo a prendere la scena faccione, quindi la scena faccione, non mettiamo, se no non funziona, capito?
quindi ho provato a farlo perché tu dici, ma vabbè, non funziona, no, non funziona per dire. Ecco qui, così abbiamo delle, adesso abbiamo la scena esattamente questa qui, dove voi state vedendo adesso. Va bene! Comunque, adesso vi mostro, vediamo se riesco a mostrarvi le mie impostazioni. Ecco qui, vedete che queste sono le mie scene, questo è il computer che sto usando per registrare, vedete un sacco di scene e un sacco di fonti. Bene, vediamo se riusciamo a far tornare tutto alla normalità. Rimettiamo il computer, spero di non aver rotto tutto, e che il video vi sia piaciuto, e se sì vi ricordo di iscrivervi al canale e di venire. Io vi do un grossissimo saluto, un abbraccione, al prossimo video, a presto. Adesso io vado a prendere il UBS e dopo 20 secondi termino la registrazione con la, adesso andrete nella scena finale, a presto. Thank you.